determinante e funzionale a questo modulo, una Roma che sicuramente può crescere ancora molto. Gara che inizia in questo momento, 4-3-3 per il Chievo, 4-3-3 per la Roma, Roma che... Pinoli riesce a trovare di nuovo Rabassi. Eccolo, il capitano del Chievo che controlla, prova l'imbucata per Juvarà, questo è un gran pallone, posizione regolare per Juvarà! Che spreca così! A battere questo calcio d'angolo, sempre tantissimo traffico in aria. Eccolo il pallone di Pavlev. Cerca Vignato di coordinarsi, ci riesce, trova anche l'impatto con il pallone. Della Roma però dentro l'area di rigore contro 6 del Chievo. Eccolo qui il corner della Roma, che viaggia sul primo palo con Bukri, che la prende prima di tutto. Parte della Roma, che ora insiste con Marcucci. Dorazio si accentra, Dorazio col sinistro. Palla che viene gestita anche qui tranquillamente da Capello. Sì, assolutamente determinante l'intervento del centrale della Roma. Altra palla persa da parte della Roma in fase di impostazione. Grubaz per Bertagnoli che libera il destro di controbalzo e non trova la porta, davvero di pochissimo. Bukri. Ora ancora la Roma, stavolta a destra, molto bene per Dorazio. Boua, è un cross bello per Bukri, che in terzo tempo trova il pallone, ma di nuovo gli manca. Ha rischiato di essere espulso. Una scelta quindi dettata anche da una logica, quella di De Rossi, una logica conservativa. Roma che continua a buttare questo pallone dentro. Poi Caramoco commette un mezzo pasticcio e Bukri va al sinistro di prese. Tiene il Chievo in avanti, sempre Bertagnoli. Bertagnoli che avanza, ancora lui. Bertagnoli allarga sulla sinistra dove Pavle può crossare. Poi prova col destro Vignato. Una buona conclusione, non so se c'è stato il toccare il pallone, si è avvicinato Dorazio che torna indietro, mettendo in difficoltà però, attenzione il compagno, e allora Vignato prova a inserirsi, questa è una grande chance per il Chievo, Vignato riesce in qualche modo a deviare Cardinali, ma è un'occa di andare alla conclusione nel corso di una partita, forse qui ha provato a tirare anche senza avere possibilità, siamo già all'altra parte però con la Roma che insiste, pallone al rimorchio nella zona di Bukri, Bukri che appoggia per il destro, sbagliato clamorosamente da Riccardi. Con una rimessa laterale, chiamato in causa molto meno rispetto al primo tempo David Boua. Roma che però insiste ancora con i suoi attaccanti, ancora con Cangiano, attenzione perché è libero sul secondo palo Dorazio, che occasione per lui, Dorazio! Ed eccolo qui, il vantaggio della Roma, Ludovico Dorazio al 26° del secondo tempo, sblocca la partita, Roma 1, Chievo 0, Dorazio. E la Roma è riuscita a trovare il gol anche meritatamente in questo secondo tempo, prima volta però che la linea difensiva del Chievo si fa trovare impreparata, in ritardo, in chiusura sia sull'esterno a destra della Roma, sia sull'esterno a sinistra Dorazio, che si è accentrato e ha calciato a rete battendo un incolpevole Caprile. E qui non poteva fare davvero nulla Caprile, Dorazio ha avuto tutto il tempo del mondo per aggiustarsi il pallone, per pensare a dove tirare, per mirare sul primo palo, per portare così in vantaggio la Roma. Al 71esimo Dorazio sblocca la partita, adesso aspettiamoci un'altra gara, mi viene da dire Andrea, una gara se vogliamo, insomma anche giustamente con la Roma davanti. Rovaglia tocca il primo pallone della sua partita, molto defilato Rovaglia, guadagna però la possibilità di andare al tiro, Vignato col sinistro, sbaglia ancora una volta però Emanuel Vignato, allarga di nuovo lì a sinistra, rischia moltissimo il Chievo, sono tutti su, allora la Roma prova a ripartire con Riccardi, Vignato lo ferma, regolare sul pallone, insiste lui, ancora Vignato, il contrasto vinto, insiste Vignato con la trivela a cercare l'inserimento volante di Rovaglia che per... La rimette ancora lunga, non ha la gamba per andare. Desuyen che finisce a terra e finisce al 99esimo, finisce qui 1-0, vince la Roma grazie al gol di Dorazio. Fotografia.